Cari colleghi, cari colleghi, ben ritrovati. Siamo ormai verso la fine dell'anno e quindi era doveroso dovervi dare alcune segnalazioni, alcune indirizzi da ovviamente tenere presente per quella che è la nostra attività. Allora, dicevo, siamo a fine anno, siamo anche alla chiusura del triennio per quanto riguarda i crediti formativi e quindi chi ritiene che non ha adempiuto a questo obbligo, che ha ancora qualche credito da fare, c'è ancora la possibilità di sfruttare la nostra piattaforma e-learning, come sapete dal nostro sito ci sono dei corsi gratuiti, altri a pagamento, altri importanti, abilitanti, e quindi sfruttare questa occasione per fare crediti e per, come dire, conseguire anche un attestato che poi non è solo l'attestato, il pezzo di carta, ma è anche, come dire, il abilitante per poter, penso alla certificazione energetica, penso alla sicurezza, penso al gas radon, penso ai condomini, penso a una serie di attività importanti che ci danno la possibilità appunto di qualche sbocco di lavoro in più per chi giustamente in questo momento è importante. Si sta chiudendo un anno particolare, molto 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 particolare a dire poco, ma essenzialmente questo Covid insomma ha creato tantissimi problemi e quindi, però, nonostante tutto le nostre attività ci sono state e sono state sempre, il collegio insomma in qualche maniera è rimasto sempre aperto, sempre attivo, cercando di stare vicino ai colleghi nonostante le tante difficoltà. Appunto vi segnalo che proprio per la formazione, per acquisire ancora qualche credito, 29 di dicembre, quindi prima della fine dell'anno, faremo un nuovo seminario con due crediti formativi, un seminario gratuito appunto che tratta proprio la sicurezza e i protocolli anti-Covid 2019, sperando che ci lasciamo alle spalle questo maledetto anno 2020 che ci ha portato questa pandemia, questo Covid, insomma speriamo di lasciarci alle spalle questa situazione. A tale scopo dico che se ci sono colleghi, ahimè, che sono stati colpiti in qualche maniera dal Covid, nella massima riservatezza si può comunicare qui al collegio e noi faremo la comunicazione alla cassa appunto per avere questa prestazione straordinaria che la cassa mette a disposizione per chi in qualche modo è risultato positivo al Covid. Quindi questa è una cosa importante. Lato cassa devo dire che nel 2019 sono entrate tutte le dichiarazioni, quasi tutte le dichiarazioni, quindi chi ancora non ha comunicato il reddito alla cassa, il dato reddituale, lo deve fare entro il 31 dicembre, appunto per evitare anche qui sanzioni inutili, perché purtroppo è un adempimento che dobbiamo fare. Quindi sempre il collegio è a disposizione per comunicare, per chi non riesce a farlo dalla propria area riservata, per comunicare appunto il dato reddituale. La cassa lo stesso sta facendo una campagna di rientro per chi insomma ha avuto qualche difficoltà, la stessa cosa entro il 30 novembre. So che molti colleghi hanno aderito a questa campagna, quindi adesso saranno contattati dalla cassa in maniera autonoma per ognuno e quindi si potrà poi insieme alla cassa decidere, ai consulenti della cassa decidere come eventualmente rientrare, e questo è un altro dato importante, notizia importante che dovevo darvi. Le nostre attività formative, ripeto, insomma, sono state anche in questo anno molto molto intense, soprattutto concentrate in questa seconda parte di anno rispetto al super bonus che sappiamo, abbiamo chiesto come rete delle professioni tecniche, abbiamo chiesto al governo, i vari consigli nazionali hanno chiesto al governo di prorogare, perché è assurdo pensare che una cosa come questa possa chiudersi all'interno di un solo anno, quindi scadenza 31 dicembre 2021, è impossibile. Noi pensiamo che appunto questa cosa, mi pare che ci sia un accordo su questo, di poter almeno prorogare almeno di qualche anno. Per questo abbiamo chiesto come consigli
Campani, nel giovedì abbiamo chiesto alla Regione la proroga del piano casa, che è propedeutico al, appunto, per, anche per chi vuole accedere al, al super bonus, quindi sisma bonus, eco bonus. La stessa cosa abbiamo fatto per l'istruttore delle pratiche di contorno ancora giacenti presso i comuni, perché anche queste sono propedeutiche poi ad arrivare a chi, per chi vuole accedere al super bonus. Super bonus che ci vedrà sicuramente protagonisti, è un'occasione importante, non dobbiamo perdere, ma dobbiamo pensare anche a quelle cose, a quegli adempimenti che devono essere fatti prima di arrivare, di istruire una pratica per il super bonus. Penso alla conformità urbanistica, penso alla conformità catastale, tutte cose che vanno al di fuori di quello che è il compenso del super bonus, e quindi per noi, sicuramente soprattutto per noi, è una buona nicchia di mercato che dobbiamo andare a prenderci per fare le dovute variazioni, le dovute pratiche urbanistiche, ripeto, che sono poi necessarie per accedere al, al super bonus. Da questo punto di vista, ripeto, ci siamo mossi bene, è un'occasione importante, ma non solo quella, per, quelle, per i motivi che vi dicevo. Stiamo pensando di sottoscrivere, credo che a qualche giorno, una bella convenzione con ANCI Campania, come collegi campani, e poi ovviamente dopo averla sottoscritta vi dirò i contenuti più importanti di quello che potrebbero essere le sfaccettature che ci riserva questa convenzione che abbiamo pensato noi come collegi campani, noi ed esclusivamente noi, proprio per questo, per dare qualche sbocco di professione, di attività ai nostri iscritti. Bene, quindi detto queste notizie importanti, ovviamente c'è un adempimento importante, quello della quota di iscrizione al collegio, che scade ovviamente il 31, è già scaduta, ma ovviamente chi lo fa riesce a mettersi a posto entro il 31 di dicembre. Non solo non paga un'ulteriore sanzione, ma quantomeno non ci mette nelle condizioni di dover prendere un provvedimento che dovremmo prendere entro il 30 di sospensione per chi non è a posto. Lo dobbiamo fare perché siamo attenzionati dal Consiglio Nazionale, siamo attenzionati dal consulente, dai consulenti, siamo attenzionati dal revisore dei conti, e dobbiamo fare queste azioni, purtroppo, ahimè, le dobbiamo purtroppo fare. Quindi vi prego, chi non ha ancora fatto, chi non ha ancora pagato la quota, lo faccia nel minor tempo possibile, in modo da evitare che noi emettiamo qualche provvedimento di inutile sospensione per queste cose. Sinceramente vorrei che non accadesse tutto ciò. Detto questo, io siamo a disposizione per qualsiasi evenienza. Stiamo facendo un buon lavoro insieme ai colleghi campani, ai cinque, agli altri quattro presidenti, ai tutti gli altri quattro consigli direttivi, perché abbiamo nella nostra regione abbiamo capito che ci deve essere questa collaborazione, che è veramente spontanea, è veramente bella. Vi devo dire che si lavora molto molto bene, sperando di portare dei buoni frutti. Abbiamo fatto un lavoro straordinario con la regione quando riguarda l'accelerazione per le pratiche sismiche. A tale scopo dico che se ci sono delle difficoltà non esitate a contattarmi, perché dobbiamo far capire bene le novità che ci sono state, e a volte devo dire sento che in alcuni casi non vengono applicate nella migliore dei modi, quindi dobbiamo, come dire, far sì che tutto ciò avvenga, e noi stiamo qui per questo, quindi non esitate a contattarci per qualsiasi difficoltà, per queste e per tutte le difficoltà che incontriamo. Siamo a disposizione, ripeto, sulla formazione, su tutto. Non mi resta che augurarvi a voi, alle vostre famiglie e a tutti quanti noi davvero che sia un nuovo anno 2021 proficuo, ci lasciamo alle spalle questo anno particolare, e che tutto possa andare per il meglio, con la fiducia che, insomma, come sempre ci contraddistingue, con la grinta giusta che abbiamo. Quindi auguri di un sereno Natale
e un sarebbe un nuovo anno a tutti quanti voi, alle vostre famiglie e a tutti davvero, perché in questo momento dobbiamo essere tutti solidali insieme, dobbiamo stare insieme, anche se non possiamo fare di presenza, di vicinanza, ma dobbiamo stare insieme perché dobbiamo lottare affinché appunto tutto si risolva e possiamo iniziare a rivederci da vicino senza queste restrizioni che purtroppo adesso ci attanagliano, ci fanno stare un po' male. Quindi auguri a tutti voi e alle vostre famiglie di serenità, soprattutto di serenità, e che presto possiamo rivederci. Io vi ringrazio, vi saluto, non esitate a contattarci per qualsiasi tipo di evenienza, di difficoltà. Un abbraccio a tutti.